Benvenuti a questo nuovo video di Age of Empires 4. In questo caso vi faccio vedere una partita che ho giocato con i francesi standard contro Giovanna d'Arco, la variant giocata dal mio avversario. Vedrò un attimo quindi di spiegarvi come approccio questo matchup, come sfidare magari Giovanna d'Arco, su cosa ci concentriamo. E non è un caso isolato. L'ho giocato 3 volte questo mirror, 2 volte la partita è finita più o meno così, nella terza o meglio nella prima mi ha fatto Tower Rush, per cui boh, sono scelte, sbagliate ma sono scelte. Ora, apro di Cariola first, nel senso che in un mirror contro i francesi non lo farei. Ma in questo caso qui devo sfruttare il seppur minimo vantaggio che mi danno il fatto di avere gli edifici di deposito delle risorse scontati della metà per fare qualcosa che il mio avversario non può fare. E poi, molto importante quando fate il primo pattern per trovare le pecore con lo scout è capire dove sono i lupi. In questo caso qui mi ero accorto che in quest'area qui, per esempio, ci sono 3 lupi, quindi area assolutamente, anzi 4 da contestare. Questo perché? Perché una delle cose da tenere a mente contro Giovanna d'Arco è impedirle di farmare gli animali selvatici, quindi negargli quanto più possibile il cinghiale, anche se con molte civ non è possibile perché non hanno i cavalieri pesanti, e soprattutto i lupi. L'altra cosa a cui prestare attenzione è che, oltre alle bestie selvatiche, non bisogna affidarla con le unità. E quindi molti consigliano di fare una sorta di fast castle contro Giovanna d'Arco, cercare di giocarsela a castelli, che è sempre un po' rischioso perché può giocarsela come un francese standard e rampusciarvi e con un castello senza unit morite. I francesi ovviamente non ci guadagnano nulla da fare fast castle, meno che niente, per cui è una scelta a mio avviso impraticabile, però possiamo giocarcela con la nostra squadra di cavalleria standard, in un certo modo cercando di evitare quanto più possibile che i nostri cavalieri muoiano, perché dopo li possiamo curare comunque con cavalleria, per cui la priorità non è tanto fare danno all'avversario, bensì salvare quanto più possibile le nostre unità. Speedo un po' avanti perché tanto adesso per il prossimo minuto non succede niente, stiamo semplicemente tirando sul landmark entrambi e più o meno lo dovremmo terminare in maniera quasi contemporanea. Per cui adesso il gioco qual è? Visto che ho i francesi, ho il cavaliere pesante, lo utilizzerò più che per magari cercare una kill sugli abitanti, per difendermi, per magari provare a negare almeno un cinghiale. Quello più vicino lo prenderà sicuramente, ma almeno quello lontano glielo posso negare. E poi di fare potenzialmente una transizione abbastanza veloce anche a picche. Quindi la comp standard in un game francesi contro francesi o contro Giovanna d'Arco è un cavalieri pesanti e picche, a differenza del solito cavalli pesanti e archi. Per cui comunque io la mappa in questo modo qui l'ho scoutata tutta, lui bene o male fa quello che faccio io, c'ha il cavaliere che tiene in difesa, sta aspettando di livellare Giovanna d'Arco, c'ha Cariola in coda, noi l'abbiamo già fatta. Per cui a questo punto ho un po' di margine per venire a uccidere questo lupo e questo cinghiale. Poi dopo il mio obiettivo sarà andare anche in questa zona di mappa e far fuori questi 4 lupi che sono un sacco di XP. In realtà, col fatto che lui era così indietro a fare il livello 2 di Giovanna, avrei anche potuto andare sul cinghiale più lontano. Però pensavo che a questo punto della partita l'avesse già livellata. Perché di solito, oltre alla casa, si fa già un'arceria, o in questo caso qui magari una caserma, per
e l'avresti già dovuta livellare Giovanna d'Arco. Cioè lui invece di fare la casella ha fatto un fabbro, ma non l'ha costruita con Giovanna d'Arco, altrimenti l'avrebbe già livellata. Comunque questo cinghiale lo tankate prima con l'esploratore, poi lo uccidiamo col cavaliere, però avrei potuto tranquillamente farli fuori entrambi. A questo punto, con questo altro cavaliere, invece che andare in base avversaria, sto andando un po' in giro a uccidere lupi. E niente, continuerò a cercare di non perdere unità e cercare di negare il più possibile l'avversario, l'XP a Giovanna, torretta sull'oro giusto per essere safe. E poi questa è una buona zona per chiudersi la mappa. In questo caso qui le due woodline sono spawnate in maniera vantaggiosa per coprirsi. E anche qui comunque mi porto in un momento in cui sono abbastanza in controllo, posso uscire con 5 abitanti, fare una torretta e iniziare a prendere i cervi, visto che non è mia intenzione fare un secondo centro città. A bene o male l'approccio, mentre tanto questo è questo qui, adesso inizia un po' la giostra della micro, dei cavalieri avanti e indietro, e del fatto che comunque sia io che lui dobbiamo uscire dalla mappa. Finora speculare, perché direi che qui non riesco a far fuori un abitante per poco, ma vabbè. Ovviamente se è possibile cercare di uccidere Giovanna d'Arco è un'ottima cosa. Tanto qui cappellona, perdo un cavaliere. Nel frattempo però ne ho infilato qualcun altro nella woodland, quindi un paio di abitanti vanno giù. E se uccidete il boar, non appena avete la mappa un po' al sicuro, è buona pratica andarselo a mangiare. Per cui niente di che, non succede nulla. Un po' in ritardo con la caserma, perché potrei averla già fatta da mo', però va bene che sto micrando, però qui la caserma l'avrei già dovuta avere. E comunque niente, queste torrette stanno facendo il loro, e l'unica vulnerabilità di Giovanni è che comunque è un'unità a piedi e contro dei cavalieri che sono montati, quindi bene o male dovreste riuscire a essere in grado di impedire che si dia alla fuga quando è in difficoltà. In questo caso qui infatti ci lascio, per cui anche se perdiamo i cavalieri in questo caso qui non sarebbe andata poi tanto male, perché non prende XP. Comunque è meglio tenerseli per ricercare quanto più possibile cavalleria e poi portare avanti. Da questo punto in poi ve la giocate come se fosse un mirror di francesi normale. Vi chiudete il più possibile, cercate pian piano di andare a prendere le risorse in giro per la mappa, cercate di automicrare i vostri avversari e di salvare quanto più possibile i cavalieri, aggiungendo ovviamente anche le picche. Tutti i bonus economici prima li fate meglio è. Qui sono un po' indietro con cavalleria rispetto all'avversario, ma va bene, ci può stare, ho prioritizzato altri upgrade. E niente, se vedete che prendono un fight senza Giovanna d'Arco, potete anche traddare le unità, quello va bene. L'unica cosa è che non traddate quando c'è lei nei paraggi. E comunque riuscire ad uccidere è un'ottima cosa, perché costa tanto, respawna da sola dopo un bel po', e la cosa più importante è che gli resetta il cooldown dell'abilità di consacrare, che altrimenti sarebbe quella che fa abbastanza la differenza in questo matchup qui rispetto ai francesi standard, che il loro bonus di scontare la cavalleria ce l'hanno solo ad età dei castelli, per cui bene o male quando ci avete la window per andare a castelli dovreste sfruttarla, ma il rischio di morire è molto elevato, per cui quanto più possibile cercare di evitare di fare scambi a bare e di infilarsi sugli abitanti scoperti, e poi niente,
la partita direi che va avanti così, non c'è molto da dire. Qui da qui in poi è micro pure semplice. Bene o male si arriva a un punto in cui uno è chiuso in base e l'altro no. Magari stiamo prendendo le risorse migliori perché stiamo prendendo i cervi e il cinghiale mentre il nostro avversario è chiuso. Questo si traduce in più cavaliere, più truppe. Quando vi sentite pronti, potete o aggiungere un secondo centro cittadino o passare a castelli e fare istituto reale per avere prima del vostro avversario i cavalieri con 310 di HP. Quindi i cavalieri, diciamo, dell'età imperiale in età dei castelli. E poi quando, oppure pushare con anche le vostre picche e ricercare ingegneria d'assedio per poi andare a rampusciare l'avversario. Io spero che questo video vi possa essere utile. Ovviamente vale principalmente in un caso limite, ma penso che si possa applicare anche con altre civ come i Rusiani, anche se purtroppo non hanno la possibilità di curare i cavalli. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, cosa ne pensate di Giovanna d'Arco e come l'affrontate voi di solito. Noi ci vediamo come sempre in un prossimo video.